Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Un update perché il mio monitor LG Studioworks 55i, che adesso è girato al contrario perché è un casino rimetterlo là sotto perché ci sono cavetti, quindi non ci sto, quindi la gambetta non lo tenevo su, l'ho messo al contrario e l'ho attaccato. Ha funzionato per un minuto o due, poi si è messo in protezione e si è spento. L'ho riacceso, si è riacceso, ma l'immagine non c'era. E voi mi direte, perché non usi questo monitor? Perché lampeggia, fa le righe. Non di refresh, questo lo fa realmente. Made in China, della Asus. Un monitor veramente schifoso. E allora ho preso una televisione della LG. Solo che la risoluzione non è proprio bella. Cioè, adesso lo sistemo, però sistemo qualche problema. Il mio amplificatore si è acceso, c'è un cavo staccato, no, accendo il computer, prima accendo il televisore, no, lo spengo, ma spegniamo il computer per un secondo, infatti è arrabbiato, però vabbè. Allora accendiamo il televisore, accendere. Backlight blu, proviamo RGB, eccolo qua, eccolo lì, American Mega Trends, perché questo computer è ancora vecchio, infatti, quindi adesso sì. Va, la risoluzione adesso va bene, si mette Windows XP, cioè si butta Windows XP, è su Windows XP, quindi non so come dirlo, si avvia Windows XP, ecco, adesso questo è il termine giusto, mouse. No, guarda. Fuck. Si accende normalmente e vedete che non è proprio bello. Vedo se riesco a sistemarlo. Oh, porco Faus. Proprietà. È proprio un white screen, non va bene. Nuovo qualcosa ci sarà, suoni, icone, proprietà, impostazioni, applica. Oddio, non posso fare praticamente niente. Si è resettato. Ok, meno male. Strength ruby avanzato. Questo messaggio non fa sempre di errore. Vediamo se monitor 85 Hz. Proprietà. Vabbè ragazzi, direi che per questo video è tutto. Sistemerò questa roba che c'è. Al prossimo video.